Che siano banditi gli atteggiamenti razzisti e xenofobi e che tutti gli attori coinvolti facciano squadra per debellare questo cancro. Per tentare di ripartire con il passo giusto dopo lo scorso campionato segnato da tanti episodi di razzismo, alla prima giornata è arrivato con un messaggio scritto l'appello del ministro per l'integrazione, anche lei da mesi bersaglio di offese ed insulti. Un appello che la Chieng ha rivolto a tutti quelli che sono dentro e fuori lo stadio. Il ministro ci tiene a sottolineare la differenza, per questo si rivolge in particolare a quei pochi che si sono resi protagonisti di atti che definisce incresciosi, di razzismo e intolleranza. Gesti che poco hanno a che vedere, dice, con la stragrande maggioranza dei tifosi. Basti pensare a Milan-Roma dello scorso anno, sospesa 2 minuti per i cori rivolti a Mario Balotelli, che con il dito zittisce chi lo ha insultato. Poi l'altro episodio, il caso Boateng, non in campionato, in un pro patria Milan, con il centrocampista che lascia il campo. Una pioggia di multa alle società che poco sono servite. In 10 anni le statistiche dicono che tra Serie A, B, prima e seconda categoria, 4 milioni di euro in multe non sono bastati alle società per arginare il fenomeno. E così si è passati dalle ammende alla chiusura delle curve. Il campionato riparte proprio da qui, con Roma e Lazio che giocano con le curve chiuse, proprio in seguito ad episodi di razzismo. In campo solo il bel gioco, insiste la Chieng. Oggi la prima prova, un anticipo ad altissimo rischio, quello tra la neopromossa Verona e il Milan, con una vigilia che nulla di buono faceva sperare. Nei giorni scorsi proprio il sindaco di Verona, il leghista Flavio Tosi, aveva accusato Balotelli di essere lui a provocare le varie tifoserie con i suoi atteggiamenti. Ieri il giocatore ha affidato la sua risposta alla rete: vi presento un bresciano, applaudite pure. Oggi nessun fischio ad inizio partita contro Balotelli, ma solo applausi ed ironici incitamenti da parte dei tifosi del Verona. Ma siamo solo all'inizio di un lungo campionato.